Hi guys, come va? Benvenuti a tutti a questo nuovo video del canale. Io sono Luca, questo è Riff Lab. E oggi mi sono fatto un nuovo regalino. Lo vedete qui? Lo faccio vedere da lontano o avvicino, Questo è un Cteno Caetus Strigosus. Non so se l'ho riuscito a vedere, sui consigli anche di alcuni iscritti l'ho preso, perché comunque ho un acquario di 230 litri. Va benissimo per questo tipo di dimensioni di acquario. È un ottimo pesce perché è un pesce che è originario delle Hawaii, quindi batte tutte le zone del Pacifico del Nord-Est. E quello che mi aiuta appunto è un ottimo mangiatore di alghe. Ci sono alcune alghe in acquario, non ce ne sono tantissime, ma è un ottimo mangiatore di diatomee. Quindi qualora ci fossero delle diatomee all'interno del mio acquario marino, lui se ne può nutrire tranquillamente. Adesso lo faccio vedere dopo quando l'ho acclimato. Lo sto acclimatando un attimo in temperatura, ci ho messo 15 minuti a tornare dal negozio di acquariofilia, però vi faccio un'acclimatazione veloce in temperatura e poi dopo un 15 minuti nella sala parto, questa qui che utilizzo io per fare l'acclimatazione, un 15 minuti in generale, così dopo lo vediamo in vasca. E tornando al pesce, è pacifico, è anche un tipo di pesce che fa parte della famiglia delle Acanturidae, che è diciamo molto pacifico, e comunque è anche un pesce che non è abituato a vivere in branco, anzi infatti si vede molto nelle zone appunto di barriera corallina, diciamo solo che appunto va girovagando sulle rocce o sulla sabbia in cerca di detriti. Anche per questo è ottimo, quindi mi aiuterà con i detriti che ci sono all'interno dell'acquario organici e con le alghe, sia da domeniche che no. È onnivoro, quindi mangia sia, accetta benissimo sia mangiare mangime e scaglie, che pellet, che congelato, che vivo, che alghe. Infatti cercherò anche comunque di dargli un'alimentazione a base di alghe, anche se come vedete dietro, come ho detto, io lascio le alghe per far alimentare gli abitanti dell'acquario marino, perlomeno nella parte posteriore, quindi lui comunque potrà prendere un po' di fonte di nutrimento anche da quella parte. E niente guys, la stella qua, la stella marina, sta bella schiacciata lì, sta da due giorni lì, non si muove. E per il resto tutto in ordine. La seriatopora si sta recuperando, questo frag sta perfetto per adesso. Ah, volevo far vedere dietro la fungia che si sta aprendo, che si è aperta ormai tantissimo, e sta davvero bene. Ma la cosa che mi sono dimenticato di dirvi su questo corallo è che è uno dei pochi coralli che si muovono tranquillamente sul fondo dell'acquario, quindi diciamo come diciamo una sorta di anemone, però appunto si muove. L'altro giorno l'avevo messo qui, mi si è spostata, l'ho messo in quest'angolo, forse si sente più comoda. E per adesso bene, mi dispiace che non riuscite ad apprezzare davvero il colore, perché si vede giallo con punte azzurre, è bello, molto bello anche in video, però è molto più arancione fosforescente, va, per dirlo di una maniera. E nada guys, lascio acclimatare lo Strigosus e dopo lo metto lì dentro, vi faccio vedere l'acclimatazione nel frattempo e poi lo mettiamo in acquario. A tra poco. Ok ragazzuole, allora l'ho acclimatato, per adesso sta lì, sta bene, sta conoscendo la vasca, davvero davvero molto molto bello. Non so se riesco a far vedere qualche dettaglio, a parte dell'occhio azzurro, e c'ha le pinne un po' gialle, non so se le riuscite a vedere.
molto bello, molto molto bello. Vediamo se lo riusciamo a prendere di faccia. Se non si spaventa, non lo spaventiamo. Eccolo lì. Ok, allora, come ho detto, raga, è un pesce abbastanza tranquillo. L'unica cosa che con la quale ci dobbiamo stare attenti è il punto bianco, ok, che è la malattia che di solito vengono a tutti questi tipi di pesce, ok, che siano zemrasoma, che siano hepatus, tutta la famiglia degli acanturidae tende ad avere il punto bianco. Intanto già vedo che si sta iniziando a alimentare, già sta iniziando a beccare qualche roccia, quindi questo è un punto positivo. E adesso farò un seguimento del pesce per vedere se ci siano o se ci potranno essere delle complicazioni, ma credo di no. È entrato tranquillamente in vasca, gli altri pesci non l'hanno praticamente calcolato, meno male. Anche perché, sì, c'ho un labride, c'ho due labridi che sono abbastanza territoriali, anche i pesci pagliaccio che, anche se non sembrano, ma sono abbastanza territoriali. Però l'hanno lasciato in pace per adesso, quindi anche se appunto è nascosto sotto questa rocciata, però per adesso sta tranquillo. E che vi devo dire di più? Non lo so. Ah, una cosa dell'acclimatamento o dell'acclimatazione. Io ho fatto vedere l'acclimatazione di questo pesce nello specifico, anche di altri pesci, con luce accesa, mettendo direttamente l'animale in vasca, acclimatandolo con la busta e lasciandolo acclimatare. Io lo faccio così per farvi vedere quello che appunto faccio, e anche per farvi vedere un attimo il pescetto, in modo che poi dopo faccio l'acclimatazione. Io quando devo mettere un pesce nuovo in vasca, quello che dobbiamo fare è spegnere le luci, ok? Per non stressare l'animale, perché se mettiamo l'animale con le luci accese a tutta forza, diciamo sull'animale, quello che fa l'animale appunto è stressarsi, perché appunto vede che c'è luce. Invece di stare in una zona buia, tra virgolette, rilassata, gli diamo praticamente uno shock di luce che riceve, quindi si stressa un po'. Quello che dobbiamo fare è appunto spegnere le luci, lasciare acclimatare lentamente un attimo in temperatura il pesce in acquario o in sump. Se avete spazio nella sump, vi consiglio di farlo in sump perché è molto pratico. Io ho poco spazio, ma questo, l'ho detto, lo dobbiamo pulire, dobbiamo risistemare un po' tutto per avere un po' più di spazio. E appunto lo possiamo fare sotto in sump per avere appunto un'acclimatazione più tranquilla del pesce e non stressarlo troppo. Io infatti quello che ho fatto è prendere il pesce e metterlo nella parte esterna, che è questa qui, quella che utilizzo sempre, e appunto acclimatare lentamente l'animale. Una volta che l'abbiamo acclimatato, lo passiamo in acquario, sempre a luci spente, lo passiamo in acquario tranquillamente e gli diamo di quei 10-15 minuti al pesce per un attimo ambientarsi, ok? Gente, credo che sia tutto. Vi ho fatto vedere anche la fungia, come va. Se volete vedere, faccio vedere un po' la zona Zoanthus, che sta andando meglio, si stanno riprendendo un po' tutti. Ho aggiunto anche lui per appunto generare più nitrati più nitrati all'interno dell'acquario marino, in modo appunto da non averli proprio a zero, ma cercare di alzarli perlomeno di un paio di punti, uno o due punti, siccome appunto avere i nutrienti troppo bassi non è per niente un bene in acquario marino, ok? E nada más, gente, penso che sia tutto. Poi piano piano vi vado aggiornando. Tanto, come vedete, già sta iniziando a piccottare un po' tutto, a beccare le rocce dove vede alghe o mangiare. Ovviamente un po' ancora diffidente, non malissimo. Poi ve lo faccio vedere come nuoterà bene all'interno dell'acquario tranquillamente. E nada más, guys, spero, come sempre dico, spero che vi sia stato utile questo video. E ci vediamo al prossimo video. Ok, ragazzi, scusate, ancora non è finito il video, volevo far vedere come già sta bene. A parte quanto è bello, ma come sta già bene. Vediamo se lo riusciamo a acchiappare di nuovo. Eccolo qua. Come si è spaventato tantissimo. Vediamo se lo acchiappiamo. Fortunatamente non gli stanno dando fastidio nessun pesce. Prima ho visto, però mi sembrava che lo stava dando un po', diciamo, fastidio l'exatenia, però mi sembra che sia bene.
Vediamo un po' come va. Però mi sembra tutto perfetto per adesso. Mi sembra tutto perfetto. Nota sta tranquillo, si fa giri per la roccia, quindi tutto corretto. Niente, guys, era solo per farvi vedere come va il pescetto in acquario. E namaste, ci vediamo al prossimo video.